Eine kleine Pinzimonie von der Matrimonie klauten unter Berlin und die Alka-Seltzer für die Mentikar. Io sono stato azzurro di sci. Eh? Io sono stato della nazionale di sci. Buongiorno. Cos'è? Signor Publifono? Andiamo a sciare, capo. Signor Publifono, aspetta, attenzione. Aspetta, sentiamo prima cosa dicono dal Publifono. Attenzione! Buongiorno! Può essere attenzione. Pericoloso. Ci sente? No! Bene! Augurandovi una felice giornata presso i nostri impianti, il servizio Publifono ricorda a tutti gli atleti che non è possibile transitare presso i nostri impianti imitando Pippo Baudo. Ma chi è che lo fa? Scusi! Attenzione, Cisalpina, Franco Battiato, und che è Stapo, Pere, Pinna, Untvag, Costa Curta, Colombari, Aine, pezzo di sticchio. Sì. Ciao Martina! Attenzione, attenzione, congratulandoci per la vostra scelta vacanziera. Sì. Rimembriamo a tutti i presenti che da nuove disposizioni territoriali sono severamente vietati i doppi sensi riguardanti i funghi. In che senso, scusi? Buntra de baghe, unt feline polipo, lalla peltro palo, cinismo, cappa unt pistoia, aine, pranz gigo bilboa, sin sin pistarino righeira. Bene. Attenzione, attenzione, augurando una felice giornata a tutti i portatori sani di virus letali. Come? Chi sono? Ricordiamo che presso il rifugio Cinzianella 2000 sono iniziate le selezioni di Mister e Miss Letalissimo Mondiale. Lontano 2012. Ma che concorso? Si ricorda ai partecipanti di non rimanerci male se in caso di vittoria nessuno vi stringerà la mano. Chiaro. Bit fin porno Puglia canappia nine cugino feticcio. È la traduzione che è poco credibile. Cosacco ricchione. Attenzione, attenzione. Aspetti, scusi, una domanda, ma fa freddo adesso lì in montagna? Poi sei incantato. È colpa mia. Fa freddo. Augurando una felice giornata, il servizio Publifono avvisa tutti i signori presenti presso le nostre valli che, data l'enorme ondata di gelo che sta attanagliando le nostre vette, di prestare la massima attenzione ad alcune specie animali particolarmente scaltre, ad esempio? Che hanno appreso l'arte della pellicceria per prepararsi dal freddo. Sono già state avvistate marmotte con la pelliccia di ragioniere e visoni con la capo... Ma non si può, e non si capisce. Bisogni con copricapo in alpinista. Pubblicità. Bene. Nel mondo delle giostre ci sono uomini che lavorano duro per far divertire i nostri figli. È vero, sì. Ma nel mondo dei liquari ci sono uomini che lavorano ancora più duramente per farci perdere i denti con una sola e abbondante boccata di velenosissima grappa dal sapore forte e nefasto. Ingerisci anche tu quantitativi impavidi di grappa Palermo. Io no. E smetterai di vestirti, tanto dove andrai non serve. Grappa Palermo, chi dice che sappiamo dire solo minchia? Scanaway.